ottavi di finale, Vecchi Lion contro Real Pigna, risultato ancora sullo 0-0 e Mascia adesso a sbagliare un gol davanti alla porta, era difficile comunque la girata, non è riuscito a impattare bene col pallone, ripartono i Vecchi Lion dalla difesa. C'è il ritorno del portiere Vecchi Lion a lungo infortunato durante il campionato, sono stati bravi i compagni di squadra a permettergli di rientrare nelle fasi finali. I Real Pigna ricominciano il loro cammino dagli ottavi, essendo arrivati primi nel loro girone con tutte le partite vinte, e mentre i Vecchi Lion sono dovuti passare attraverso l'ostacolo dei sedicesimi, superato perfettamente. Vedi a che serve tenere il cosino qua. Ale! Palla alzata al centro, non ci arriva di poco, Mercurio mette fuori. Poi ancora De Rosa ad anticipare, buono il tiro. Fuori, era fuori, era fuori. Era fuori. Ancora un fallo laterale per i Vecchi Lion che adesso attaccano, poi recupera Mercurio il pallone per De Rosa, De Rosa se ne va in velocità, allarga bene su, oddio mi sfugge il nome, Liberatore, ecco Liberatore, capocannoniere tra l'altro, Minieri, buona la parata in due tempi sicura, De Rosa adesso, Mascia, buono a cercare il passaggio per Liberatore che la tocca però troppo violentemente, la palla impatta male. Allarga adesso il difensore Vecchi Lion, buona la visione di gioco. Poi Liberatore ancora, recupera il pallone al centrocampo, avanza, una serie di doppi passi, il tiro, una botta, finisce sulla barriera, poi ancora Mascia, Mercurio, ancora il tiro, la parata del portiere, è veramente un assedio in questo momento da parte del Real Pigna. Poi Mascia, nessuno gli chiama l'uomo. De Rosa, Mascia, sbaglia il passaggio di ritorno, una situazione di 2 contro 2, qua De Rosa, Mascia, tocca Mascia, il difensore, buono il tiro, ha cercato di incrociare sul primo palo, rasa terra che poi col campo bagnato slitta. Ancora un tiro da lontano, Minieri in sicurezza, è sicuro oggi Minieri. Avanza adesso Real Pigna con i suoi difensori che cercano di avanzare, De Rosa da regista funge oggi, poi recupera ancora un pallone, De Rosa supera un giocatore in dribbling per Liberatore, il tiro ribattuto in calcio d'angolo, iniziano a girare bene le cose per Real Pigna, torna ad essere la squadra che abbiamo visto fino all'ultima giornata di campionato con fraseggi spettacolari, tra l'altro campione in carica di questo torneo perché Real Pigna partecipano soltanto alla fase della Summer Cup, non la Sunday. Liberatore, stop in mezzo all'aria, di punta, non riesce a toccare il rete, un gol, Liberatore si è completamente mangiato questa volta. Cerca un dribbling in più. Sbaglia Mascia, Liberatore alza ancora, Mascia la fa uscire, De Rosa prova a cercare Mascia, troppo alto il pallone, anticipa il portiere, poi il fallo di Mercurio, inutile anche perché la palla. Pallo inutile di Mercurio. Andrea! Oh!
Marco! Ah, cazzo! Vieni, 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 vieni qua! Vieni! Fallo laterale a favore dei Verkligen adesso. Vai al centro, no, Mercurio, no, anticipa. Spazio avanti, vai là. Oh, c'è andato, no, c'è andato. No, c'è andato, vengo avanti, vai lì. No, veggi. Cino, vai, Cino. Buon anticipo di De Rosa. Spera di andarsene, De Rosa. Mascia. Buono il passaggio per Liberatore, ancora in mezzo a due. Non si capiscono, ancora una volta Mascia e Liberatore. Poi ritornato di Diventore, comunque... Brava entrambe le squadre a gestire il pallone in fasi di difficoltà. Poi adesso lo stop l'attaccante, possiamo chiudere qui il nostro collegamento.